me up in a nova's glow and drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Bentornati qua su Hero of the Storm. Oggi andiamo a presentarvi Stitches. Andiamo a presentarvici. Allora, Stitches, un eroe morbido e bello da abbracciare, soprattutto nelle non è morbido, non è bello e neanche da abbracciare. Lo puoi tenere in macchina come Arbre Magique. Eh sì, poi non ti c'entra più nessuno in macchina. Allora, ecco, è quello il trucco. Vediamo un attimo la backstory. No, non ci interessa. Vediamo le abilità. Ci interessano molto di più. Sì. Allora, Hook, che è l'uncino che c'ha in questo braccio. Luke lancia l'uncino e attira il nemico a sé facendo danni quando colpisce, quando viene preso e stunna l'avversario. Dici si grabba. Grabba, giusto. Slam fa un danno in un'area che, se non ricordo male, esatto, a Kono. Devour, ti mangi l'avversario e poi lo risputi facendogli danno. Ok. E intanto lui si cura, perché sì, è pro. Mi sembra una cosa. La passiva, quando viene danneggiato fa una specie di contrattacco che funziona come una nuvola di gas che fa danno scureggia ai nemici. Esatto, fondamentalmente scureggia. L'Heroic Abilities, quindi l'Ultimate. L'Ultimate, allora possiamo prendere Put It Bill, slow and damage enemies near Stitches, fa danno ad area e slow intorno a sé. O Gorge, imprison enemy inside Stitches stomach for a short time. Ma questa è sgravissima. Quindi voi cosa fate? Grabbo, me lo mangio, lo porto in mezzo a tutti i miei amici. Sì, c'è da vedere quanto tempo è che lo prende. Sì, qualche secondo, comunque dopo lo guardiamo. Vai su a vedere le skin, almeno la gente è contenta. Allora, questa è la base con i colori sani di Stitches. Che capezzo lì. Questa è la versione amico da portarsi in campeggio. Esatto. Diciamo. Non aprite quel baule. Il remake di Non aprite quel baule. Che lancia un piccone con una corda e c'è un macete. Un cappio. E poi c'è questa. Questa è Stitches. OP. Questa è veramente. Ti picca con un prosciutto gigante. E ti grabba con un uncino con le salsicce. Guarda come balla. Va bene, basta. Vai a vedere i talenti su. Talenti. A livello 1, come tutti i warrior, hanno incremento della vita per livello, poi hanno rigenerazione in base ai globi che riprendete, massimo 3 stack, abbiamo già visti. E poi ci sono questa di Stitches che incrementa aumenta il danno dello slam, il danno del 15%, e ha la corruzione di livello 1. Quindi ha 3 skill che non sono cioè 3 abilità che non sono sulle sue skill, e solo una così. Qua abbiamo incrementa le due, queste qua sono, mi sembra, di base. Ce l'hanno, sì, ma non mi sembra tutti a livello 4. Però comunque incrementa l'inning e rigenerazione del 30%, cosa abbastanza riduce i danni subiti dai non hero del 50%, quindi torrette, minion, sticazzi e mazzi. E poi il suo tratto che aumenta il raggio del toxic gas, cioè del gas, e la durata del dot che lascia sugli avversari. Poi abbiamo il block tipico sempre dei Warrior. E questi sono Relentless, mi suona del Warrior. Non ci sto male. Qua ne stiamo morendo uno. Tenderize, che attacco rallenta base, slow wave 25% per un secondo e mezzo, è potentissima. Non va bene. E poi abbiamo Chew Your Food, cioè mastica il tuo cibo. Giustamente. Quando fate la terza skill di Stitch e mangiate qualcuno, recuperate il 10% della overtime. Sì, per 3 secondi. È già buono, cazzo. Poi abbiamo il talento sulle due ultimate, che abbiamo già visto. Ma il 10% tuo o del nemico era? No, della tua vita massima. Vita massima su 3 secondi. Cioè, no, tipo, aspetta, quando mangi qualcuno, sì, della sua skill, sì. Ti curi del 10% su 3 secondi. Che è tantissimo. Esatto. Allora, che è veramente le abbiamo già spiegate. Ah, già, giusto, le abbiamo già dette. La shield classico di tutti quanti. Di nuovo un potenziamento sullo smash. Aumenta di nuovo il raggio.
No, quello dell'anno prima, adesso questo aumenta il range. Range, no, entrambi range. Ah, ok, scusate, avevo letto male. Però dal 15 al 25, no? Più il 15 di prima. Se tu usi tutto il talento, sì, perché sprechi un talento, cioè sprechi, utilizzi un talento su ogni, quello. Ok. Quindi, cioè, sono questi punti. Praticamente questo è come si build il personaggio. Sì. Allora, sprint ti dà la velocità, già visto. Indigestion, lasci un mob fondamentalmente. Con Using the war unleash a wrestling with 250 health. Lasci un add. Ok. Già vista. Questo look ha 5 in più di raggio, forte. Okay. Fortissima. Slam stun ora. Per di massa per mezzo secondo, quindi è ottimo anche stunna per stunna di massa. E questo riduce il cooldown. Questa ce l'hanno tutti, molto forte. Spieghiamola al nostro talebano com'è. Praticamente con la clessidra tu la lanci e tutti i tuoi CD di tutte le tue skill vengono ridotti 10 secondi per quel momento. Ridotti 10 secondi. Quindi recuperano 10 secondi cooldown. È lo Zealand dei poveri. Esatto, quindi no. Per tu che sei familiare di League of Legends. Però se, sì, però praticamente tu fai una rotation, che magari le prime tre skill non hanno, alcune hanno CD bassi, tu fai una rotation, usi quella e farà di nuovo la rotation. Esattamente. Su alcuni personaggi è molto sgravo. Surge of the Storm, quando muori rispondi dopo 5 secondi e funzionano i 120. Esatto. Guardian Angel. Bolt of the Storm ti teleporta dove vuoi. Dove ti questo dove ti teleporta? E poi ci sono l'improvement sulle ultime. Dura 2 secondi in più e fa 50% in più di danno. E dura un secondo di più. E quando attivata può ricastarla. Quando attiva può essere ricastata. Abbiamo la nostra quindi quest. Lo spari quando, prima o sì, dopo. Esatto. Hit 10 euro sui Duke. Ok. Questa che, è la prima quest. Insomma, se è... non ce la farò mai. Taglia, è la più semplice. E perché cosa hai fatto? Ho fatto back, scusa. Mi scrivi. Vai, preso le quest, per favore. Quest. L'epic sono ancora lockate per altri 3 livelli e mezzo. Su. Vogliamo provarlo questo eroe? Certo. Vai su, basta back. Scusa, about. Try. Prova. Su. Almeno prendo un attimo di dimestichezza con la velocità di rotazione dell'eroe e cazzi mazzi. Si sa che deve testare il DPI del mouse perché lui è sensibile, è molto sensibile alla differenza, diciamo, di velocità di reazione. Certo. Pure un coglione che gioca vero un Alpha Closed che non se la merda. È vero, un cavallo bellissimo. I'm on the pony, bitches. Io avrei mangiato il cavallo. Ok, allora, la modalità di prova ricordiamo che vi dà già livello 10 e scelta dell'ultimate. Proviamo prima una e poi l'altra, tanto possiamo resettare l'eroe. Facciamo vedere le skill su corri, Amuzzo. Furia, corri. Amuzzo, questo è il grab. Il grab è abbastanza sgravo, vai. Vedo. Questo è il... non c'è un bersaglio. Non c'è il bersaglio. E la R è la tossina che lasci in terra. Madonna, okay. Si è mangiata al messicano. Va bene, no, torna in mezzo. Vai al cespuglio. Vai al cespuglio. Vai dentro il cespuglio, per favore. Resetta le tue skill. Ma con dura questo... dura con questo clear cooldown. Ma non posso... ah, qua dentro, scusa. Quel cespuglio, sì. Clear cooldown. A posto. Ora adesso ti diamo tutte le tue skill. Vai, fai vedere... premi qua. Premi il primo che fai spawnare il minion da una parte e dall'altra. Stai nel buscetto, almeno puoi fare tutto quello che ti pare. Sono nascostolo. Adesso grabbi un minion e poi lo mangi. Non lo faccio vedere come funziona. No, grabbo Arthas. Ma non ce la farei mai, su. Infatti, mangiato il minion. Mangiato il minion. Come vedete è imploso. Fai vedere l'ultimate. Questo è lo slash. Vai in giro. Dovresti tipo camminare intorno. Quindi. Lo so, però non è semplicissimo. No, non è difficile. Ora tieni il grab quando sta scappa, no? Perché sei in desa. E vai, fatti colpire dalle torri. No! No! Le torri sono forti! Meno male non c'è fuori. Mangialo! 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 Ok, è morto. Bravo. Adesso allontanati un attimo, resetta l'eroe. Ok, e prenditi l'altra skill. Yeah, tutte le minion! Questa cos'è? Quella che mangia lo porti dove ti pare. No, scusa. Ma lo puoi portare dietro il cancello? Lo scopriremo subito, vero? Sì. No, perché sei troppo avanti. Dovresti far clearare le tue minion. Ma il cavallo scompare da solo? No, con Z, è una monta. Cioè, sì, nel momento in cui fai il primo attacco. Oh, Jesus! Oh, vai, Jesus! Mangialo. Vedi? No, facciamo un è troppo veloce! È bellissimo. Vedi, ti rallenta. Sono rallentato. Un botto, sì, vabbè, però, cioè, comunque bella. Certo, sì, è indubbiamente figa. Vai, Q. Vieni qua, vieni qua, vieni.
Ma ti puoi muovere quando fai la Q? O sei no, no, è attaccato a terra. Sono attaccato. Come Blitzcrank. Esatto. Ah, è bellissima, però ti puoi muovere indietro. Come no. Trash che grabbi e poi intanto ti puoi muovere. No! Ma ha stirato la kill, avete visto tutti? Sì, abbiamo visto tutti. Bene, se lo meritava. Avete visto le skin normali, fatti colpire da dalle torri, almeno vedi che... No, no, da la kill a Arthur. Quello è l'acido che spona quando ti attaccano e fai del danno, basta, basta, basta. Non... La morte non ci interessa, tanto lo vediamo nel gameplay, la morte, non ti preoccupa. Sicuro? Sì. Vai, vai. Aspetta, aspetta, voglio fare... Dai, su, va benissimo come. Ma c'è il quick cast. Il smart cast? Non lo so, probabilmente sì. Anche perché se no. Ma non lo so, essendo alfa. Il numero lo vedo abbastanza sgravo sto personaggio qui. Ma tutti vi come... dicono che vedono i personaggi sgravi, ma. Prendilo e mangialo. Prendilo e mangialo. Mangialo. Non c'ho, è fuori. Non c'è mana. È in CD in ogni non caso. C'è mana, non è in CD. Questa non lo mangia. E questa è il Gorge. Devore mangia il minion o fa danno all'eroe. Vai, mangia. Vieni Portas. Sputalo dietro la tua linea. Vai, ammazzalo. Yeah, level up. Bravo, bravo, bravo. Basta, basta. È abbastanza per... sgravo, mi garba come grazie di averci seguito. Non uscire ancora, per favore. Grazie di averci seguito. E domani ci sarà... Scusa. Domani ci sarà il gameplay di Stitch. Alla prossima, banane.